La lotta per il lavoro è una lotta che unifica e noi siamo qui non per difendere degli interessi particolari, ma per difendere la libertà, il lavoro e la democrazia, cosa che la Fiat non sta facendo. Quando arriveranno i lavoratori, se gli vogliono dietro per farlo. Allora Maurizio, se era così la settimana scorsa. Si dimostra che è possibile bloccare e soprattutto si dimostra che la nostra controparte non sono i lavoratori, è la Fiat che sta tentando di dividere i lavoratori, di contrapporli, e credo che la nottata e la mattinata di oggi dimostri invece che è possibile cambiare questa situazione, che si e dà coraggio ai lavoratori per continuare la battaglia, perché tutti debbono rientrare. La manifestazione della FIOM è un atto di responsabilità e di intelligenza. Si è forti quando si è in grado di decidere cosa fare, si è in grado di decidere quando è il momento di cogliere anche il risultato che si è ottenuto. Il messaggio di oggi è un messaggio preciso, che dice che c'è bisogno che tutti rientrino e che dice ai lavoratori, anche che sono dentro, che riorganizzandosi si può mettere in discussione le scelte della Fiat e si può diventare liberi senza chinare il capo.